La consapevole ed intelligente manipolazione dei sistemi organizzati per le opinioni delle masse è un elemento importante nella società democratica. Coloro che manipolano questo meccanismo invisibile della società costituiscono un governo invisibile che è il vero potere dominante del nostro paese. Siamo popoli governati, le nostre menti sono conformate, i nostri gusti vengono proposti, le nostre idee sono suggerite in gran parte da uomini di cui non abbiamo mai sentito parlare. Edward Bernays. Esiste una catastrofe ricorrente naturale che sta per accadere nuovamente della fine della civilizzazione. Si chiama EMPCOE, l'evento del cambio elettromagnetico del plasma. Non vogliono assolutamente che sappiate qualcosa di tutto questo. I controllori lo tengono nascosto all'intera popolazione. Ce lo tengono nascosto perché il loro sistema non potrebbe funzionare se solo le persone fossero a conoscenza di questa catastrofe naturale ricorrente che spazza via e cancella continuamente le civiltà, ancora e poi ancora. Loro sanno quali e come sono i segnali che indicano l'arrivo di questa catastrofe, pertanto hanno e continuano a condizionare le popolazioni attraverso tutti i tipi di media, fin dall'inizio, affinché pensiamo che tutto quello che sta succedendo possa essere qualsiasi cosa, anziché un evento naturale ricorrente. A loro non frega niente di quello che possiamo pensare che stia per succedere. Gli UFO, gli attacchi alieni, il 5G, le guerre nucleari, la manipolazione del meteo, portali e demoni, la Matrix, il pianeta X, i brillamenti solari, lo spostamento dei poli, il simulatore solare, eccetera, eccetera. Quello che importa è che non pensiamo che questa catastrofe è ricorrente e naturale, che è sempre successa e che continuerà a succedere fino alla fine del tempo. La lezione di tutto questo? Qualsiasi cosa promuovano, andate nella direzione opposta.